Potrebbe essere Sebastiano Esposito il primo rinforzo per l'attacco del Pescara. Il giovane 18enne talento di proprietà dell'Inter ha avuto poco spazio finora nella SPAL, dove in Serie B ha segnato un solo gol, peraltro proprio contro i biancazzurri, in 10 presenze, 5 delle quali da titolare, per poi finire sistematicamente in panchina nelle ultime 5 gare. Esposito è prossimo a chiudere anzitempo il prestito presso gli estensi e tornare all'Inter, che poi girerebbe l'attaccante, sempre a titolo temporaneo, al Pescara. Si continuano a monitorare anche i profili di Fabio Ceravolo e Pietro Iemmello, mentre sul fronte Adriano Montalto il presidente Sebastiani ha smentito di aver chiesto al Bari l'attaccante siciliano e così si è espresso ai nostri microfoni. Il Bari ha detto che Montalto non si muoverà dalla società pugliese. Noi non gliel'abbiamo chiesto, quindi non... sicuramente avrà fatto una precisazione il loro direttore, ma io personalmente non ho parlato né col direttore né con nessuno, quindi Montalto è un giocatore che secondo me ha delle caratteristiche. Un profilo che interessa. Potrebbe essere un profilo interessante, però come ce ne sono tanti altri, e adesso vedremo su chi, diciamo, dirigere la nostra attenzione. Se sono dichiarazioni elusive o reali si capirà nelle prossime giornate di mercato. Intanto si fa sempre più strada l'ipotesi di un ritorno, quello di José Machin, che a Monza sta trovando sempre meno spazio. Machin ha già giocato a Pescara da gennaio 2018 a gennaio 2019 e poi da agosto 2019 a gennaio 2020. In totale 50 presenze e 10 gol. Per lui dunque sarebbe la terza esperienza in biancazzurro. Il club brianzolo può aprire al prestito del fantasista guineano. Se Machin è un punteggio per il centrocampo, qualcosa la società dovrà fare anche in difesa. Alla ripresa del campionato, con la Cremonese, domenica 17 gennaio, Breda dovrà fronteggiare una probabile emergenza difensiva, con le assenze certe degli squalificati Scognamiglio e Bellanova, quella dell'infortunato Drudi e quelle molto probabili di altri infortunati come Antei, Balzano e Bocchetti, anche se su quest'ultimo c'è qualche flebile speranza di recupero. A proposito di Scognamiglio, la società sta valutando l'ipotesi di un ricorso per ridurre le 3 giornate combinate dal giudice sportivo. Oggi la squadra ha svolto doppia seduta al Poggio, lavoro anche domani, poi 3 giorni di riposo e ripresa degli allenamenti fissata per lunedì prossimo.